Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui in autostrada, più precisamente sulla A4 in direzione Torino. Perché? Perché oggi abbiamo deciso di andare a vedere un autodromo abbandonato che si trova sulle rive del Po, così da fare qualche foto figa e vedere un po' com'è, visto che sembra carino. Oggi non sono solo, fortunatamente, con me c'è il magico Belle, con la sua ape maia che dà merda anche ai mille, Edo col suo Gladius che è sempre con noi ultimamente, e altre tre persone che avete già visto e sapete già chi sono. Non lo so, vediamo poi, vabbè, tanto siamo in autostrada. E niente, detto questo, ci spareremo un po' di rottura di palle in autostrada e niente, ci vediamo poi quando siamo più vicini al circuito e speriamo che il tempo migliori, perché oggi ci sono 7 gradi e io ho deciso di metterla tuta nonostante questo, perché fa figo e lo stile prima di tutto, ragazzi. Ci vediamo, ma che bello, ci vediamo quando finisce l'autostrada, così facciamo un po' di curve. Ciao. Bene ragazzi, siamo usciti dall'autostrada e siamo arrivati qui a Morano sul Po, un posto dimenticato da Dio. Sembra di essere un misto tra Sardegna e Far West in certi posti. Adesso cerchiamo di trovare la strada giusta per andare a questo autodromo abbandonato. Facciamo un po' di esplorazione. Che bel bracciolino, ragazzi, strade che c'è un divieto, ma... E allora giriamolo e facciamo un po' di sterrato, yeah! Oggi facciamo proprio l'esplorazione con la Z. È modalità GS Adventure che pascola per bene. Tutto sommato non è neanche troppo malvagio come sterrato alla fine. Basta sperare di non bucare. Per il resto esploriamo. Abbiamo Dora l'esploratrice qui davanti, i segni dei trattori. Speriamo non arrivi nessuno adesso, sennò veramente non sappiamo dove infilarci con la Z. Un bivio. Ma io andrei di là, però i dossi pure belli. Diciamo che la Z non è fatta per questo, però lei non lo sa e lo fa lo stesso. Poi io sono anche bello tutato, quindi proprio su queste strade ci vado che è un piacere. Che merda di strada che stiamo facendo, proprio una strada del cazzo che probabilmente non porterà un cazzo di nulla. Mannaggia, che cazzo fa queste merda di stradine di campagna. Io l'ho anche detto, guardiamola bene prima di entrare. Bene ragazzi, è passato un po' di tempo da quando ci siamo lasciati. Abbiamo sbagliato strada, ovviamente, come sempre. E niente, adesso abbiamo trovato la strada che sembra la più giusta. Come vedete, lo sterrato ci fa sempre compagnia, ma noi speriamo di entrare, perché abbiamo sentito anche dei rumori di moto o macchine che girano. E speriamo, perché come si vede lì in fondo c'è la torretta del vecchio circuito. Speriamo di riuscire a entrare senza problemi, perché siamo venuti fin qua solo per questo motivo, perché l'idea ci dice proprio è una figata pazzesca. Non mi dire che è bloccato. Però questo non mi piace a me. Questo è un po' troppo sterrato, ragazzi. Dove stiamo andando? Posto. Mamma che strizza le chiappe. Siamo dentro, ragazzi. Siamo dentro. Dopo che mi sono cacato in mano, perché se mi cade la Z io mi suicido. Siamo ufficialmente dentro. Bene. Adesso giustamente ci facciamo un girettino in tranquillità. Guardate che figata, però, un circuito abbandonato con gli alberelli in mezzo. È proprio
solo, anche solo l'idea è figa, ragazzi, è veramente una figata. Sommato, ragazzi, non era nemmeno questo circuito così brutto se l'avessero tenuto, perché ma le sue curve, le sue rettilinee, cioè ci sta. È veramente un peccato che si è abbandonato. Paesaggio suggestivo, vedi le altre moto che spuntano tra l'erba, è veramente carina come cosa. Almeno puliamo un po' le gomme, anche perché lì nel fango non mi piacevo proprio per niente, ragazzi. C'avevo l'ansia che ho detto, mamma, qua se scivola mi suicido proprio. Ma c'era anche un'entrata di là. Cioè, dopo vi faccio controllare di là perché si vede più pulito. Beh, per inaugurare la pista, è un po' di burnout per inaugurare la pista. Beh, ragazzi, dopo che abbiamo fatto un po' di giri e un po' di foto, che vedrete sul mio profilo Instagram che è linkato qui sotto in descrizione, ora ci dirigiamo, visto che sono le 2:10, verso qualche ristorante che troveremo in giro, spero. Così andiamo a mangiare, visto che sta anche venendo un po' più brutto e non vogliamo rischiarcela. Bene, non schieniamoci, non facciamo cagate, ragazzi, che la strada fa cagare. È andata! Mamma che strizza il buco del culo! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Magica Z! Anche io è contento! Che sono quei momenti in cui o vai o muori, quindi meglio andare. Salve! Mamma, ragazzi, mi sono proprio preso di un male lì. La vedete, che fa wow 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 wow, che non tiene niente. Lì ci volevano i tasselli, proprio quelli cattivi. Come scoppietta bene sullo sterrato la Z. Le acque putride, il fango. C'era anche una poltrona, ragazzi. Cioè, uno va qua e dice, beh, sono un po' stanco di fare un po' di enduro, mettiamoci seduti, c'è anche la poltrona. Pensano proprio a tutto qua. Ma noi dobbiamo pensare di andare a mangiare. Beh, ragazzi, dopo aver pranzato e fatto un giro anche qui a Casale Monferrato per le viette del centro e aver preso anche le calda arroste perché col freddo ci volevano, non ci resta che guardare il letto del fiume del Po e iniziare a tornare verso casa, perché sono le 4:30 e ci vuole almeno un'oretta per arrivare a casa. Così arriviamo prima che faccia buio, se no ci iberniamo oggi. Ecco a voi il Po nella sua larghezza e ampiezza. E belle. Adesso penso proprio che prenderemo l'autostrada, perché se no ci mettiamo troppo ad arrivare. E ora, siccome le moto fanno schifo e per poco ve la faccio vedere quanto fa schifo, dobbiamo fare un po' il bagnetto, anche se suona molto omosessuale come cosa dire facciamo il bagnetto, ma è la verità.
Ecco, così potete comprendere quanto schifo c'è di fango attaccato alla Z. Una roba abominevole, ragazzi. In più c'è anche la polvere. Di tutto c'è addosso, di tutto. Mamma, che radiatore, che schifo. E niente, ora si lava. E niente, ragazzi, anche dal lavaggio è tutto. Da me e Belle, che abbiamo lavato le moto, per oggi è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi, commentate, fate quel cazzo che vi pare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!